Tu, nella tua vita, ti accontenteresti delle briciole? Ebbene sì, alle volte sì, magari non ce ne accorgiamo, quando per esempio, per non perdere l'affetto, la stima, l'attenzione degli altri, accettiamo compromessi, cioè briciole senza sostanza né valore, del pane buonissimo preparato da Dio per saziarci, l'amore autentico nel quale e per il quale siamo nati. E poi ci ritroviamo sempre più vuoti, frustrati. E che sofferenza, no? Perché senza amore non possiamo vivere, tutto perde di senso, la vita diventa grigia, sciapa. Ma perché, pur desiderando ardentemente di essere amati davvero e di amare sinceramente, ci ritroviamo ad accontentarci delle briciole, dei succedanei dell'amore? Perché siamo stati ingannati dalla menzogna del demonio, che, spingendo Dio fuori dalla nostra vita, lo ha sostituito con la sua creatura. Innanzitutto illudendo noi di poter diventare come Dio e poter gestire e controllare tutto, e poi inducendoci a idolatrare gli altri, genitori, coniuge, figli, fidanzati, amici, chiedendo a loro la vita, cioè la felicità, cioè l'amore con cui saziarci. Ma poi, quando la realtà ha cominciato a imporsi, rivelando che noi non siamo Dio, ma nemmeno gli altri sono Dio, e quindi sono incapaci di darci vita e amore, abbiamo avuto paura di perdere le persone che ci sono apparse con tutte le loro debolezze e i loro limiti. E così, illudendoci di afferrare almeno un po' dell'amore di cui abbiamo bisogno per vivere, abbiamo accettato briciole di affetto, compromessi, spesso avvilenti, perdendo persino la nostra dignità. Ma coraggio, perché anche oggi il Signore passa nella nostra vita per aprirci gli occhi sulla menzogna con la verità del suo amore. Ci sono infatti briciole e briciole, briciole avvelenate e briciole piene di grazia, briciole del demonio e briciole di Gesù. Quale vuoi tu oggi? Soffri perché sei tormentato dalle briciole dell'amore falso, effimero, incapace di saziarti? Allora grida al Signore che passa, gridagli: pietà di me, Signore Gesù. Grida forte, senza stancarti, insisti con fiducia, un giorno, un altro, un'ora, un'altra, perché nel grido che scaturisce dal profondo del tuo cuore cresce la fede con cui strappare a Cristo la guarigione. Grida perché sei figlio, ammalato, sì, ingannato, ferito, tormentato al punto da non sembrare più te stesso, ma nonostante tutto sei figlio di Dio, anche se la sua immagine è deturpata e stai vivendo come i pagani. Grida allora a Gesù la tua sofferenza e chiedi, appoggiandoti su di lui completamente, chiedi con audacia le briciole del pane che cadono dalla tavola dei figli, dalla chiesa. Non ascoltare la voce che ti spinge a disprezzarti, dicendoti che ormai non ne sei più degno. No! Le briciole che cadono dalla mensa dei figli sono proprio per te, sono tue da sempre, perché anche in una sola briciola dell'amore di Dio c'è Gesù Cristo suo figlio, che ha dato la vita per te, è amore, fatto pane per te, l'oggetto autentico dei tuoi desideri. È Gesù l'unico alimento che, saziandoti, ha il potere di guarire il tuo cuore e riportare in te la bellezza dell'immagine e della somiglianza di Dio, di farti risorgere e vivere con Lui come figlio di Dio, libero da qualsiasi compromesso per amare come Gesù ci ama in ogni istante.